Beh, comunque Boateng deve avere un bel boato, cioè se comunque... Si chiama Boateng. Già dal nome fa pensare bene, ecco. Ah, a proposito, adesso c'è A quel parte programma nuovo che del Putechin lì, come si chiama? Signorini. No, no. Ha chiamato intorno a lui tutta la feccia, no? Di quell'ambiente proprio. E vanno tutti a Formentera d'estate. Se voi volete la troiaggine, il puttanaio, d'estate andatevi. Se venite a Milano di notte, andate in via Como, dove ci sono tutto il troiaio di Milano e dintorni. Queste informazioni si pagano, Ci guardiamo per video. Ma no, perché ci piaceva parlare di Ci Melissa dice. Santos. Grande Bon Scott, grandissimo, veramente. Io ogni Numero volta che lo sento, ragazzi. Jack. silenzio. Ma non c'è anche un po' di fondo, Sì, Jack? davvero, No, una base. una base, un po' di musichetta. Natalizia, Dai, magari. dovremmo essere allegri, ma non c'è niente. No, nel senso che sì, Io siamo sono zitti, allegro, c'è. di mio anche col silenzio me la cavo, cioè per cui. Niente, Niente, la base non parte, allora, niente. C'è un silenzio di tomba. Ma sta per succedere qualcosa, no? Magari. No, mi sono persi i messaggi. Ah, ok. Sai come la chiamano questa a Napoli, Jack? Figure in merda. Era l'ultima del 2011, ma Senti la ne sentiamo tante base. per l'anno che verrà. Ciao Pino e ciao a tutti gli ospiti in studio. Vi auguro innanzitutto buone feste e poi volevo sapere da voi qualche consiglio. Qualche bel brano da mettere durante queste vacanze, ma che sia rock. Cosa mi consigliate? Un abbraccio a tutti voi, Chi è il DJ della situazione? Lei. DJ, no, perché Alteria le DJ. cose che non lo so, ascolta, quello che ti rende felice, ti mette nel clima natalizio. Io, per esempio, a Natale, beh, sì, ma io due palle, dico sempre le stesse cose. Metto le Metti, te lo Zeppelin, dico a io, me metti piace Raining Blood tutto. degli Slayer, Ma abbastanza dai, natalizio. ancora. No, Sì, le rosso Zeppelin, c'è, dai. il rosso c'è dentro. Un po' di No, rock and roll. Raining Blood dall'inizio alla fine, va benissimo. Raining Blood, grande capolavoro. Grande. Produttore Rick Rubin, Rick Rubin, Pesante. grande. Alteria, anche con la barba sei sempre una gragnocca. No. Viva il metal, ciao Daivano da Brescia. Buon gustaio, bravo. Donna barbuta. Sempre piaciuta. Dai, eccola qua. No, devo rimetterla? Ti tocca. Chiedono a voi, come fate a sopportare Pino che dice sempre parolacce? Ne diciamo di più in realtà. Per non sentire lui, diciamo anche noi. Così. Che faccia da Babbo Natale, C'è Pino. una miriade di auguri sia via SMS che su Facebook, e in tanti chiedono, ma quando tornerete in onda? Finisce qui database? Il 9. In Il diretta 9 no. come diretta, sì. Sì, il 9 in Ci diretta. saranno delle repliche in questo No, periodo beh, noi di natalizio? Class Sì, beh, sono puntate nuove Lock TV non si fino. ferma, ci sono le repliche, non vi preoccupate, Lock TV non si spegne. Non si Ci spegne. siamo, ci siamo. Si comincia con Morning Glory il 9, mi raccomando, dalle 11 alle 13 puntuali. Questo lo dovevo dire per forza. Vabbè, certo. Ciao ragazzi, noi siamo una giovane band 14enne che guarda Rock TV praticamente tutti i giorni. E quindi seguiamo i due Fabioni su Classic, seguiamo Alteria, seguiamo Mario e il grande Pino. Volevamo sapere da voi se per l'anno prossimo ci saranno spazi nuovi per le band emergenti su Rock TV. Un abbraccio a tutti voi. La parola Mario Riso. Vedi, alla grande, eccomi qua. Allora, io devo essere sincero, già uno spazio come Sala Prove, come il contest su Heineken, sta dando tantissima visibilità a un sacco di gruppi che realmente meritano, e devo spendere anche una parola in questo senso, perché tutti voi che vi iscrivete sul sito di Heineken nell'ambito appunto del contest Sala Prove avete questa occasione, e sinceramente io ascolto tutti i gruppi, rispondo a tutti, e quelli che chiamo, che poi vengono a fare fisicamente la trasmissione, e che riempono lo spazio Sala Prove, sono quelli che realmente meritano di più. Non è mai facile giudicare in maniera obiettiva, perché
perché tu ascolti delle tracce da audio dal sito, vedi le biografie, le leggi, ti cerchi un po' di capire qualcosa in più delle band, e quando scegli lo fai col cuore oltre che con la testa, per cui nel mio caso alle volte alcuni gruppi che ho scelto mi rendo conto che dal vivo non hanno dimostrato quello che in realtà potevano dimostrare invece via audio con la registrazione, per cui la cosa che mi preme è farvi sapere che tutto ciò che voi uploaderete sul sito di Heineken per Sala Prove verrà ascoltato, avrete una risposta e mi auguro che la tua band in questo caso abbia i requisiti giusti per essere competitiva, per essere pronta e per poter avere anche uno spazio come quello di Sala Prove. Poi per il resto Rock TV è nata per i gruppi emergenti, per cui ragazzi state sicuramente sui nostri siti, guardate le nostre trasmissioni e sveleremo tutto quanto prima. Se invece siete una band del passato, siete in un ospizio così, mandate il materiale a me, Tato. Sì, giusto? Sì, certo, perché certo. È sempre le band giovani, ma perché questa discriminazione? Bravo. Invece le band vecchie bisogna ritirarle fuori, esatto. Perché il passato spacca invece. Oh ragazzi, allora facciamo così, hanno appena pubblicato i due dischi dei Royal Air Force, ma volete fare un bello speciale su una band di dinosauri degli anni 80? Però la trasmessa sulla preistoria non l'hanno ancora fatta. Con l'anno nuovo, cioè dopo i Flintstone, mi raccomando. Cioè. Jack! E allora guardiamocelo un bel video del passato, va? Ci abbiamo, ecco. No. Art for Art. Teacher. Oh, gran pezzo. Come suona il batterio? Vabbè. Eccoci qua ragazzi, siamo giunti ai saluti. A proposito, ma il mio coso elettronico? L'agendina? Vai, tira fuori Pino. L'iFoglie. Ragazzi, vi ricordo, domani vi aspetto a Musile di Piave, in provincia di Venezia, alla statale 14. È l'ultima data, la 189esima data del Buona Suerte Tour. È il 26 di dicembre a Grisignano di Zocco, provincia di Vicenza, a questo So Rock Christmas Festival. Lo fanno al Campo Fiera. Salutiamo ragazzi, salutiamo, dai, tutti sì. In fila come i soldatini. Tanti auguri di buon Natale, buon anno, ci vediamo nel 2012, mi raccomando. Yo. Ciao ragazzi, buon Natale. Io quello che vi posso dire per l'anno nuovo è vi auguro tanta salute, che è la cosa troppo più importante del resto. Per cui i soldi, la musica, quelli vengono dopo, ma la salute a tutti. Vai, ricordate che è il 2012, quindi sputtanatevi tutto, ok? No. Maya. Dai. Quindi mancano 364 giorni alla fine dell'anno, così dicono, ma noi non ci crediamo. E devo fare come I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas. Niente, ci vediamo nel 2012, forse, chi può dirlo. Se avete voglia rimaniamo in contatto, mi trovate Facebook, Twitter, MySpace, YouPorn, un po' dappertutto, insomma, così ci scriviamo un po'. YouPorn dove? YouPorn dove? Ci sono delle cose. Ragazzi, a me non scrivete perché non rispondo a nessuno. Ma quelle stronzate non ne voglio neanche sapere proprio. Ma no, io sì, mi diverto un sacco invece, fatelo. Io c'ho cose più serie da fare, ragazzi. Ciao a tutti! Ragazzi, smettetela con queste stronzate! Smettetela con queste stronzate, Facebook, tutte ste cagate, uscite di casa, andate a divertirvi, socializzate, portate i vostri bambini nei parchi, nei boschi, a vedere gli animali, buttate via quelle merde di computer, buttatele nel cesso e andate a sentire le band che fanno musica proprio, fanculo le tribute band. Specialmente quelle di Vasco Rossi e Ligabue. Oh ragazzi, non mi scrivete, stavo scherzando, assolutamente, seguite il consiglio di Pino. Oh, in un attimo mi ha distrutto tutto quello che avevo deciso di fare. Oggi ho aperto la pagina di Twitter, cioè oggi proprio. Cioè, ho preso l'iPhone 2, cioè a questo punto... Alimentiamo la merda, dai. No, vendo tutto, basta. Mano, Pino. Vai nel bosco, vai nel bosco. Vado nel bosco. Preso per questo 2011 finisce qui. Oh, io ho comprato i regoli. Invece ho paura. Buon Natale! I biscotti! No,